vista la loro età e il loro stato di salute, non erano pericolosi per il grande Reich tedesco, e mio papà decise finalmente che io e lui saremmo partiti. Quando sono entrata in Senato il primo giorno, perché la vita è così pazzesca che mi capita anche di entrare in Senato col mio bagaglio di storia, e dissi: io sono stata clandestina sulle montagne, io sono stata una richiedente asilo, perché di qua si moriva, e so cosa vuol dire essere stata respinta. Sono dei passaggi delle nostre vite così importanti, che perché si può essere respinti in tanti modi. Quello era un respingimento, perché voleva dire aver incontrato l'uomo che obbediva agli ordini. Fu un momento terribile essere riusciti noi borghesi così piccoli, inadatti alla montagna d'inverno, aver passato con pericoli inauditi quella montagna dietro a Varese, riuscire a entrare in Svizzera. Che meraviglia, siamo nel paese della libertà, nessuno ci farà più niente, e incontrare un ufficiale che ci guardò con disprezzo, che ci fece sentire tutta la nostra pochezza di disgraziati, di perseguitati a cui lui non credeva, e ci rimandò indietro. Ci rimandò indietro verso quella rete che divide gli stati, da cui con gran fatica eravamo passati alla mattina. Beh, ci riaccompagnarono là col fucile e la baionetta, e ridevano di noi.